antiche, ecco. Scusami, scusami, scusami. 5 minuti, sono quasi pronta. Ciao, 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 ciao. Uffi. Buongiorno. Ciao. Ma come ti sei conciata stamattina, Lucrezia? Un po' di trucco la mattina, mamma mia, che faccia, sei la solita soggetta. Mamma mia, sto andando a scuola. Buongiorno bambine. Ciao, ciao mamma. Cosa c'entra che stai andando a scuola? Ma sembri uno zombie a scuola, eh? Boh. E che cosa devo fare a scuola? Devo sedermi sul banco, devo studiare, è finito, non devo mostrarmi agli altri. Va bene, mamma. La sciarpa Barbery dov'è? Tesoro, l'ho messa in lavatrice. Hai messo la sciarpa Barbery in lavatrice? Era sporca di fondotinta, tesoro, dovevo metterla in lavatrice. Ma cosa c'entra? Certo, bisogna lavarle le sciarpe, ma devi portarle in tintoria, non in lavatrice, si rovina. Io non ti sopporto più, sei insopportabile in questo periodo. Tesoro, l'ho messa in lavatrice, fatemi una ragione. Mamma mia, aiuto! Ma lo vedi? La stai facendo esasperare, Rebecca, cavolo. Lucrezia, devi stare solamente zitta. Oddio, sono disperata. Io guarda come sono conciata, non posso andare a scuola così. Ti rendi conto? Le maglioni a righe, devo mettermi per forza qualcosa. Devo mettermi la sciarpa Barbery, per forza, perché... Ascolta, ma cosa stai dicendo? Se vuoi ti presto la mia, visto che stai facendo una tragedia per nascere. È bruttissima la tua sciarpa, a me non mi piace per niente. E allora? Va bene. Arrangiati. Per colpa tua, Heidi, mamma, io arrivo tardi a scuola. È sempre adesso colpa non posso degli altri, è sempre colpa degli sì, altri. Sì, perché adesso non posso mettermi la sciarpa. Attenzione, non si potrai mostrare la tua marca a tutto il mondo. Bambine, smettetela, andate a scuola, è tardi. Aiuto, ma... Cioè, siete due... Non lo so, cioè mi sta chiamando anche Checco. Checco, scusa, mi sto arrivando, mi stai facendo fare tardi per colpa tua, guarda. Devi stare zitta perché non capisci niente come al solito. Io arrivo in ritardo per colpa tua. E non ridere con quella faccia da scema che hai. Yeah.
Le barriere non sono muri delle case o delle città. Sono dentro di te. Hai lasciato che le costruissero finché non hanno soffocato il pensiero e frantumato la libertà. Barriere di tessuto che nascondono la tua verità. Barriere di metallo che offrono un'ubiquità surreale. Barriere di luce che mostrano una libertà fittizia. Barriere di modelli che impongono visioni perfette. E barriere di carta che dettano una sola parola. Ma anche un germoglio può spaccare il cemento e diventare un forte albero. Grazie. Hai capito finalmente?